Mazzara ha attaccato nei giorni scorsi un gregge di pecore in contrada a Castelluzzo. Mazzara, Antonella Marasci riconfermata segretario generale dal sindaco Salvatore Quinci. Palermo, un accordo è stato siglato tra Anci Sicilia e la Regione sui sistemi di riscossione. Marsala, il comune chiede al libero consorzio la sistemazione dei pontili inagibili in vista dell'estate. Mazzara, il 25 maggio alla Lega Navale si terrà la giornata della sicurezza in mare. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Sull'operazione della Guardia di Finanza contro il caporalato effettuata nei giorni scorsi nel Trapanese si registra una nota di CISL e Fai CISL. Da tempo denunciamo quanto sia diffusa la pratica dello sfruttamento di manodopera locale e straniera nell'agro marsalese dintorni, datori di lavoro che con poche decine di euro lucrano su bisogni disposti a coprire turni di lavoro che dalle prime ore del mattino si prolungano fino alle luci pomeridiane, si legge nella nota dei sindacati. Le associazioni di categoria datoriale vengono invitate a effettuare severi controlli nel rispetto delle leggi in materia di impiego di manodopera sia straniera sia locale. A seguito dell'operazione di ieri dei carabinieri contro un traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale con l'arresto di due dipendenti della società energetica ambiente, il comune di Alcamo ha reso noto ieri pomeriggio che il servizio di raccolta rifiuti è momentaneamente sospeso. Sarà cura degli uffici competenti comunicare ulteriori aggiornamenti. Si tratta di fatti gravi che, se dovessero essere confermati, aprono lo squarcio su una vicenda squallida, ha dichiarato il sindaco alcamese Domenico Surdi. Nessuno può permettersi di giocare con l'ambiente e con la salute dei cittadini. Valuteremo nelle prossime ore come garantire la prosecuzione del servizio. Un gregge di pecore sarebbe stato attaccato più volte da alcuni cani randagi in contrada a Castelluzzo a Mazzara. Il servizio. Tre attacchi nel giro di pochissimi mesi sono quelli che un branco di cani randagi avrebbe effettuato in contrada Castelluzzo a Mazzara del Vallo da fine febbraio a fine aprile ai danni di un gregge di pecore appartenente all'azienda di Francesco Di Vita. Secondo quanto ci viene descritto dal diretto interessato, la zona in questione sarebbe infestata da un branco di cani che a più riprese avrebbe preso di mira quell'area e non soltanto quella in cerca di cibo. Tre gli attacchi al gregge di pecore, il primo il 23 febbraio, il secondo il 22 aprile ed il terzo lo scorso 27 aprile. E come mostrano le immagini, si è trattato di una vera e propria strage, complessivamente un centinaio e più, tra le quali molte già gravide e con a seguito anche degli agnelli alquanto giovani. Tre attacchi, sempre secondo il proprietario, segnalati e quindi registrati e verbalizzati dai vigili urbani e dall'ufficio veterinario, grazie anche alla disponibilità dei dottori veterinari Sardo e Caruso, che hanno proceduto a constatare gli episodi per gli adempimenti del caso. Una questione, come prima si diceva, che non riguarderebbe soltanto l'area di contrada Castelluzzo, tant'è che la presenza di quel branco di cani randagi sarebbe stata lamentata e quindi segnalata anche da altre aziende nei pressi, ad esempio, di Costiera. Ed intanto ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro il danno subito dall'azienda di Francesco Di Vita. Per non parlare poi, come lo stesso ci racconta, dello stato di evidente malessere degli animali sinora sfuggiti agli assalti dei cani e che presenterebbero evidenti segni di nervosismo. Insomma, una situazione allarmante per la quale viene sollecitato un immediato intervento degli organismi preposti, nonché un appello accorato al nuovo sindaco di Mazzara del Vallo, Salvatore Quinci, perché si intervenga in maniera adeguata. Gli attacchi di quel branco, ci dice Francesco Di Vita, potrebbero essere conseguenze del fatto che molti cani randagi catturati nel territorio verrebbero, per così dire, sterilizzati e poi subito rimessi in libertà. Una procedura ovviamente legittima, ma che non risolve la naturale ricerca di cibo di quei cani e da lì la facile aggressione alle pecore che stanziano in azienda o si spostano per le campagne.
un appello che facciamo nostro e smistiamo al nuovo primo cittadino mazzarese. Sarà presentato alle forze dell'ordine lunedì prossimo il nuovo sistema di videosorveglianza comunale recentemente attivato nel centro storico di Alcamo. L'incontro alla presenza del prefetto di Trapani Ricciardi si terrà alle 12.30 presso l'aula consiliare del comune. Il nuovo sistema di videosorveglianza approvato dal Comitato dell'Ordine e la Sicurezza della Prefettura nello scorso mese di novembre si compone di 7 videocamere acquistate con fondi comunali che saranno collegate oltre che con la Polizia Municipale con le forze dell'ordine della città. L'impianto prevede tra le altre cose telecamere ad alta risoluzione, software di analisi delle immagini per un performante controllo di sicurezza urbana. Ed ora ci fermiamo per il primo momento pubblicitario. 46 cittadini con difficoltà economiche al lavoro per ripulire le spiagge e la città, curando anche il verde pubblico. È il progetto denominato Città Pulita, predisposto dall'assessorato ai servizi sociali del comune di Castellammare del Golfo. Al progetto possono partecipare cittadini residenti a Castellammare di età compresa tra i 18 e i 65 anni che hanno precisi requisiti. I cittadini lavoreranno 4 ore al giorno per complessivi 160 ore, riceveranno un contributo di 800 euro. L'istanza di partecipazione da presentare entro il 25 maggio può essere ritirata presso l'ufficio tecnico, l'ufficio servizi socioassistenziali. A breve, fa sapere il comune, potrà essere scaricata anche dal sito internet. Il sindaco di Mazzara, Salvatore Quinci, questa mattina ha incontrato al comune l'ispettore della Sicilia dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Ignazio Buzzi, il presidente della sezione di Mazzara, vicebrigadiere Guglielmo Barraco e il segretario maresciallo Vincenzo Giacalone. Nel corso del cordiale incontro, si legge in una nota, l'Associazione Nazionale Carabinieri si è congratulata con il sindaco Quinci per il successo elettorale ottenuto ed ha espresso gli auguri di un proficuo lavoro da estendere all'intera amministrazione comunale. Al termine dell'incontro il sindaco Quinci ha donato all'Associazione Nazionale Carabinieri il crest e il book fotografico della città. Abbiamo convenuto sulla necessità che la pubblica amministrazione dialoghi costantemente con il mondo dell'associazionismo e del volontariato nell'esclusivo interesse dei cittadini e soprattutto degli ultimi, ha dichiarato il sindaco Quinci. È stata inaugurata ieri la rotatoria realizzata dal comune di Alcamo nell'area di intersezione stradale tra Corso Generale Medici e la statale 113. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Surdi, degli assessori, dei consiglieri comunali e delle forze dell'ordine. Abbiamo messo in sicurezza e abbellito uno dei punti più trafficati di Alcamo, ha dichiarato il sindaco Surdi, un progetto di cui si parlava da tempo che finalmente è stato realizzato. Quest'opera è un esempio di quello che a breve inizieremo a realizzare per quanto riguarda i lavori pubblici e in particolare le strade di Alcamo, ha proseguito il primo cittadino, attraverso una serie di opere già cantierate, frutto del lavoro degli ultimi mesi. Sarà ancora Antonella Marascia a ricoprire il ruolo di segretario generale del comune di Mazzara del Vallo. Lo ha deciso ieri il neosindaco Salvatore Quinci, che con propria determina ha confermato la Marascia nel ruolo che ha anche ricoperto nelle due amministrazioni comunali targate Nicola Cristaldi. Il servizio. Sarà ancora Antonella Marascia a ricoprire il ruolo di segretario generale del comune di Mazzara del Vallo. Lo ha deciso ieri il neosindaco Salvatore Quinci, che con propria determina ha confermato la Marascia nel ruolo che ha ricoperto anche nelle due amministrazioni comunali targate Nicola Cristaldi. La nomina del segretario generale è una delle competenze attribuite al primo cittadino e Quinci ha deciso di avvalersi della professionalità della Marascia, così come fatto dal suo predecessore a Palazzo dei Carmelitani. Una conferma arriva anche nel campo della protezione civile comunale. In questo caso il neo primo cittadino ha deciso di confermare come responsabile il comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, chiamato a ricoprire tale incarico dall'ex sindaco Cristaldi nel settembre 2016.
per quanto riguarda poi i due dirigenti esterni, Maria Stella Marino e Nicolo Sardo, rispettivamente alla guida dei settori finanziario e lavori pubblici, il cui incarico è scaduto con la fine della precedente amministrazione comunale, il sindaco Vinci ha disposto di confermare entrambi al proprio posto, almeno sino a quando non verrà espletata la nuova procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi dirigenti. Una scelta dettata dal fatto di non rallentare l'attività amministrativa e dopo che ha avuto esito negativo la richiesta di disponibilità indirizzata agli altri dirigenti del ruolo del Comune per assumere ad interim la guida dei due settori in questione. La stessa Maria Stella Marino è stata momentaneamente confermata nel ruolo di vice segretario del Comune. Si terrà il prossimo 25 maggio presso la Lega Navale di Mazara la giornata della sicurezza in mare. L'evento è organizzato dalla Lega Navale di Mazara e Torretto in collaborazione con la Capitaneria di Porto. Contemporaneamente si terrà il progetto Vela Scuola. Durante la manifestazione sono previsti alcuni momenti come salvataggio in mare, lo spegnimento di un incendio e l'utilizzo dei mezzi di salvataggio in mare. La manifestazione prenderà il via alle 9.30. Continua nel centro urbano di Marsala il ripristino della segnaletica stradale nelle vie recentemente asfaltate. Da lunedì prossimo e fino al 22 maggio la nuova segnaletica proseguirà nelle vie Itria, Pascasino e in piazza Marconi. Su queste tre sedi viarie il comando della Polizia Municipale di Marsala ha disposto un temporaneo divieto di sosta dal 20 al 22 maggio nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17. Allora ci fermiamo per un altro momento pubblicitario. Il Comune di Marsala ha reso noto che il progetto per installare reti Wi-Fi gratuite in spazi pubblici è stato finanziato. Si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Wi-Fi 4 EU promossa dalla Commissione europea, grazie alla quale il Comune avrà a disposizione 15.000 euro per creare gli hotspot necessari e l'entrata in funzione delle reti internet. In tutta Italia sono state circa 500 le municipalità risultate vincitrici del bando a fronte di oltre 10.000 partecipanti, fa sapere il Comune Lillibetano. Sarà ora compito dell'amministrazione e del centro informatico comunale stabilire, in base al finanziamento assegnato, i luoghi pubblici della città in cui posizionare punti di accesso gratuito ad internet. Un accordo è stato siglato tra l'ANCI Sicilia e l'assessorato regionale all'economia sulla riscossione delle entrate tributarie degli enti locali. Sentiamo. Un accordo è stato siglato tra l'ANCI Sicilia e l'assessorato regionale per l'economia finalizzato a ottimizzare i sistemi di riscossione in tutta la Sicilia e ad assicurare un incremento delle entrate degli enti locali salvaguardando i principi di equità, economicità e tutela del contribuente. Questi in sintesi i contenuti del protocollo di intesa firmato nei giorni scorsi da Leo Luca Orlando, presidente di ANCI Sicilia, e da Gaetano Armau, vicepresidente della regione nonché assessore all'economia, intesa che prevede la possibilità di adottare comuni soluzioni organizzative, standard procedurali ed operativi per garantire una gestione più omogenea ed efficiente della riscossione in Sicilia. Per accrescere i livelli di riscossione dei tributi locali è necessario adottare modelli di gestione unitaria orientati all'efficientamento complessivo del sistema, ha dichiarato Orlando, e l'intesa siglata la settimana scorsa rappresenta in tal senso un primo passo per una cooperazione tra regioni e comuni finalizzata a rendere il fisco locale più semplice ed efficace, garantendo la massima trasparenza e assicurando maggiori garanzie per i cittadini. Il vicepresidente Armau, da parte sua, ha sottolineato che la Regione ha voluto intraprendere questo percorso trovando la piena disponibilità dell'ANCI Sicilia proprio per invertire l'attuale tendenza che vede crescere in modo esponenziale gli enti locali in default a causa dell'inefficienza del sistema di riscossione che spesso ha determinato gravissimi ammanchi nei bilanci. La città di Mazara con gli assessori al turismo Germana Bagnato e le politiche comunitarie Vincenzo Giacalone ha partecipato ieri pomeriggio al forum internazionale dal titolo Economia Blu, Economia Verde ed Economia Circolare che si è tenuto al Teatro Santa Cecilia di Palermo. Nel corso del forum il presidente del distretto della pesca e della crescita Blu Nino Carlino ha ufficializzato che l'ottava edizione di Blu Sea Land si terrà a Mazara del Vallo dal 17 al 20 ottobre prossimi.
privacy e diritti al tempo di Facebook. Domani, ultimo incontro del percorso social. Sarà questo il tema di un incontro che si terrà a Trapani a conclusione di un percorso social diocesano. Durante l'incontro, si legge in una nota, l'attenzione sarà concentrata su quale cornice normativa è possibile vivere bene online rispettando noi stessi e gli altri. Sul tema privacy e diritti della persona e tempi dei social interverrà l'avvocato Carlo San Martano. L'incontro si terrà presso il seminario vescovile con inizio alle 19. Domani alle 18 il Museo Archeologico Regionale Lilibeo, in collaborazione con l'Associazione Amici del Parco Archeologico di Marsala, dedica un concerto di chitarra classica eseguito dal maestro Daniele Palmeri in ricordo di Maria Luisa Famà, prematuramente scomparsa il 10 maggio dello scorso anno. Maria Luisa Famà, archeologa, ha diretto per 11 anni il Museo Pepoli di Trapani, ha concluso la sua attività lavorativa dirigendo il servizio Parco Archeologico di Marsala e il Museo Lilibeo dal 2010 al 2015. Pontili inagibili allo Stagnone di Marsala, il Comune ha scritto al Libero Consorzio Comunale di Trapani il servizio. Il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, ha inviato una lettera al Libero Consorzio Comunale di Trapani per chiedere la manutenzione straordinaria dei vari pontili inagibili che si trovano nelle acque dello Stagnone, in particolare nel tratto di mare compreso tra Villa Genna e Contrada Ettore Infersa. La richiesta è stata avanzata a seguito di un'apposita relazione formulata dall'ufficio tecnico lillibetano su richiesta dell'ufficio circondariale marittimo, dove si evidenzia che molte piattaforme pontili che sono presenti sul litorale dello Stagnone sono in precarie condizioni statiche e che necessitano dunque di opere di consolidamento e ristrutturazione. L'amministrazione lillibetana quindi ha subito scritto al Libero Consorzio Comunale. I tecnici del settore lavori pubblici, nella lettera indirizzata all'ex provincia trapanese, chiedono che si provveda alla riparazione dei pontili per restituirli allo stato di totale agibilità, fruibilità e decoro, possibilmente con urgenza e in tempi brevi, tenuto conto, come già evidenziato, dell'imminente periodo estivo. Campionato interregionale di danza storica a Palermo, il maestro Arnaud De Joanny sarà il presidente della giuria. Sarà lui a valutare le prove delle centinaia di danzatori in competizione domani e domenica a Palazzo Mazzarino. Il maestro Arnaud De Joanny è un punto di riferimento internazionale nel suo ruolo di presidente di Carnet de Bal. Dopo la tappa di Palermo, la danza storica italiana si sposterà a Trento per la tappa del Nord Italia del campionato interregionale. Il campionato di danza storica per la prima volta in Italia è stato organizzato dalle associazioni italiane Armonia Suave, compagnia internazionale di danza storica diretta da Carla Favata, AEM Danza diretta da Anna Mastrangelo e Venezia 800 diretta da Sara Hovan. Ed ora una nota di sport. La società mazzarese Taekwondo 2000 ha partecipato alla gara interregionale dedicata ai giovanissimi atleti compresi nella fascia di età tra i 7 e i 10 anni. Ancora una volta i risultati dei piccoli atleti non si sono lasciati attendere. Ben 9 infatti sono stati i podi conquistati dai ragazzi guidati dai maestri Vito Marino, Michel Marino e Daniele Fortunato. Al gradino più alto sono saliti Davide Consiglio e Giacomo Asaro. Conquistano invece la medaglia d'argento Michele Asaro, Cristian Tumbiolo e Francesco Bonfante. Infine la medaglia di bronzo per i piccoli atleti Emanuele Gancitano, Carmen Felicetti, Miriam Asaro, Salvatore Quinci e Vito Gancitano. Lo sport praticato fin dalla tenera età consente ai nostri figli di crescere sani, disciplinati ed educati. Questi giovani atleti in queste settimane hanno fatto tanti sacrifici per potersi preparare alla gara, sono stati di esempio per gli atleti più grandi e per i ragazzi della loro età. Così ha commentato il maestro Vito Marino i risultati ottenuti. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.